Grandi raga, oggi ci troviamo in un posto esagerato con della gente esagerata. Dove siamo oggi? Non lo so, siamo vicino a Sizzara, a Gembe siamo. Dove cazzo andiamo? Ma adesso andiamo con quelle coreane e spacchiamo qualche linea. Andiamo a spaccare qualche auto. La tua però. La mia? Ecco, anche la sua. Per cambiare. Bene, andiamo a bordo. Qui ci sono 130 veicoli esagerati, pronti ad andare in 2 metri di fango. Stanotte ha piovuto come le bestie. C'è un sacco di fango, raga, c'è un sacco di fango. Saliamo subito a bordo che sta partendo. A bordo. Andiamo. Ah! Abbiamo subito un problema. Siete pronti? Questa è la situazione. Dopo neanche un chilometro di uscita siamo già nella merda. Ho fatto la tua fine, ho fatto. Ma ancora? Ma non sai che si scappa giù la binda? L'attrezzatura di Christian, eh? Un bel estintore, della birra, fondamentale. Dentro c'è dell'olio, cose sconosciute a noi umani, dell'acqua. No, ma io non ce l'ho visto adesso! Ha messo la binda nel faro! Abbiamo un problema. Stiamo cercando di rimuovere la binda, ma c'è un problema con il faro, che il faro voilà, grandi, senza danni. Bene, raga, si ritorna a bordo dopo questa piccola pausa. No, la binda la lasciamo a voi perché servirà più a voi che a noi oggi. Welcome back guys of a new session of off-road. Oggi siamo un raduno di fuoristrada, siamo 130 macchine, raga, esagerato. Siamo stati invitati qui da il nostro vecchio caro amico Christian, colui che di fuoristrada ne capisce. Non so se sia contento di essere chiamato vecchio. Sei vecchio, Christian, tu lo sai meglio di me. Il Tao l'ha fatto lui, tanto per farvi un'idea di che auto fa e di che veicoli stiamo parlando. Bene, sono 3 percorsi, verde, giallo e rosso. Ovviamente noi con un veicolo di questo genere solo il rosso possiamo fare perché siamo estremi. Un veicolo quindi alto, leggero, maneggevole. Amore, il Tao non ha bisogno di spiegazioni, cioè è un'istituzione. Che auto hai? Il Tao. Basta, lo conoscono tutti. Fai pure. Ora stiamo andando in direzione percorsi e poi le strade si divideranno, ognuno per la sua via, noi per la rossa, gli altri camera putta a me. Che bello, siamo in solitudo con questa. Avendo avuto questo piccolo problema dove abbiamo perso una ruota di uno dei nostri amici, ora abbiamo preso un lungo distacco dal gruppo davanti e dovremo andare come Bazzariel, ma questo non è un problema per noi. Basta dare pedal to the metal, full throttle. Beh, secondo me dovremmo dire qualcosa riguardo alle nostre gomme di oggi. Visto che il Tao, come ben sapete, ha avuto un piccolo infortunio, il veicolo è rimasto fermo. L'abbiamo ritirato solo ieri, quindi io non ho avuto tempo di controllare le 4 cose che si possono controllare. This is the bottom of the power. È il telecomand d'Overrichel. Esagerato, parola. Te lo puoi mettere anche la clip qui sull'orecchio. Hanno fatto un telecomandino piccolo, che è uno proprio facile da perdere. Tu lo metti qui così sai dov'è. Vedete qui? Così sei sempre fuori dai guai. Sei sempre dove si trova, visto che stamattina gli hanno cercato 20 minuti. E dov'era? E ce l'aveva sotto il piede, fa: non c'è, l'abbiamo perso. Per no, era uno scherzo. Gamba d'oro. Ma cos'è? Ha sbagliato le frecce, quello a piedi. Qua c'è scritto gamba. No! Stiamo facendo la strada da fare a piedi? Potrebbe diventare divertente come gioco quest'auto. Puro. Facciamo finta plenare. Che siano zombie e li... Acqua. Siamo tornati sul percorso. Fantastico, ragazzi.
ragazzi. Niente gamba d'oro. Pausa salame. Ecco il salamino. Detto così. Ecco il salamino. Grazie. Cosa fai? È tipo quando cerchi di togliere gli alberi nell'enduro. Cosa devo fare? Niente, guidare la cieca come ti dico io. Drizza, drizza. La drizza. Dritto così, dietro. Vai dentro, secca. Con la 1. Metti la 1. Non mollare, vai. Chiudi i vetri magari. Vai! Yes! Wow! Ma è matta! Raga, incredibile, Ginny, cosa fa? Andava bene? Ma sei fuori di testa! È saltato? Sì, è saltato. Troppo divertente! Fantastico, bravissima! Oh, oh! Vai, vai! Yes! È fuori controllo, aiuto! Sei fuori controllo, me ne vado! Fantastici i miei insegnamenti, come funzionano con Ginny from the Race. Spacca tutto, basta che vai a casa. Ginny from the Race, she's amazing! It's delicious. Facciamo un tentativo di passaggio assai difficoltoso. Dovremmo andare molto forte. Siete pronti? Vado! Ce l'ho fatta! È finita, raga. Sono incastrato. Io ho provato a stare su di là, poi sono dentro l'albero. Io vado su. Abbiamo anche la piscina. Ma non va! Il baricello è teso come una corda di violino. Dai ragazzi, sta andando avanti, sta lavorando, sta facendo il suo dovere. No! La portiera! Non ci credi! È da buttare! Ok, ho dimenticato la portiera aperta mentre facevo manovra. C'è la portiera che è... A parte che anch'io sono una merda da buttare. Ce l'abbiamo fatta, raga. Randy! Che trazione quest'auto, eh? Mamma mia, raga. What an experience! Bene raga, anche oggi portiamo la pelle a casa, l'auto ci ha dato delle soddisfazioni quasi enormi. Ora ci impegneremo a trovare lo pneumatico perfetto per un'auto di questo genere, penso una 35 e non più una 33 pollici. Però ragazzi, quest'auto qua ha quasi 20 anni, cioè su 240.000 km e regge ancora qualsiasi tipo di test, percorso. Lelli Kelly, quello che vuoi. Alla fine torna sempre a casa. Alla fine il Tao, come ho sempre detto, è il Tao. Dunque, spero vi sia piaciuto. Ci vediamo in the next video, perché ora finiamo il paraurto anteriore, perché non lo lasciamo così. Sistemiamo quattro puttanatelle del Tao per poi tornare cattivi come non mai another time dentro qualche percorso esagerato di off-road. Ciao, Ginny, ciao. Cosa ne pensi di oggi? Ti è piaciuto andare nel Tao? È sempre bello andare nel Tao, che domande! Oh, bene, detto questa grande conferenza stampa di Ginevra del Lago, ci vediamo nel prossimo video, ciao!